Buongiorno, rassegna stampa di oggi. Vediamo se qua prende meglio. Eccoci qua. Rassegna stampa di oggi, 12 settembre, vediamo quali sono i temi fondamentali sui giornali. Beh, tutti quanti i giornali ovviamente ci parlano di quello che è successo ieri nell'Unione Europea, due importanti votazioni, una sul copyright di cui parleremo tra pochissimo e l'altra fondamentale su Orban e sull'Ungheria. Sconfitta dei populisti è il titolo del Corriere della Sera. Che cosa è successo? La procedura è un po' complicata ed è del tutto ipocrita, come tutte le grandi, diciamo, rivoluzioni che avvengono in Unione Europea, il voto non vuol dire assolutamente nulla. Ieri con due terzi una maggioranza di due terzi, la maggioranza dunque del Parlamento europeo molto qualificata, diciamo così, da un punto di vista numerico, che cosa è successo? Che hanno votato per avviare le procedure, addirittura per togliere il diritto di voto all'Ungheria, perché avrebbe, questa è l'accusa, avuto un controllo sulla magistratura e sulla stampa con nuove leggi, sulla Corte Costituzionale, il boicottaggio delle ONG da parte di nuove leggi, appunto, che sarebbero state, aspettate che qua balla tutto, vediamo se facciamo ballare un po' di meno, che sarebbero state votate da Orban e dalla sua maggioranza, che vi ricordo essere pari tipo al 50% in Ungheria. Questa è l'accusa. L'accusa è stata sottoscritta da gran parte del Parlamento europeo su un rapporto di una parlamentare. A favore hanno votato di Orban, ha votato in Italia la Lega, contro Orban ha votato il Movimento 5 Stelle, è stato dato libertà di voto ai popolari europei. Vi segnalo che il Partito Popolare Europeo è il partito nel quale il partito di Orban milita, cioè il partito di Orban non è nelle, diciamo, opposizioni leghiste, ma fa parte del Partito Popolare. Quindi io sulla grande questione di Orban, se ha tolto diritti, non tolto diritti, se un liberale deve stare con Orban, tutte le grandi pippe che si fanno oggi i giornali, l'Europa finalmente è un momento di orgoglio, scrive Repubblica con Bonanni, io vi segnalo soltanto un intervista, tutto il resto non vale nulla. L'intervista è fondamentale perché a farla è il presidente del Partito Popolare, della delegazione del Partito Popolare tedesco, CDU e CSU, che è un grande partito popolare, quello di Angela Merkel, eccetera, e dice delle cose incredibili. Intanto andiamo sul voto. Il Partito Popolare si è spaccato, Forza Italia ha votato secondo Minzolini perché Orban avrebbe chiamato, addirittura Berlusconi ha votato a favore di Orban, il Partito Popolare tedesco invece ha votato contro Orban, cioè a favore delle eventuali sanzioni che comunque non ci saranno mai perché ci vuole l'unanimità del Consiglio UE. Ma andiamo su questa intervista fondamentale fatta dal Presidente del Parlamento europeo, della componente del Partito Popolare tedesca. Dice: il rapporto Sargentini, cioè il rapporto con il quale ha votato il Parlamento europeo contro Orban, è pessimo. Pessimo, cioè il rapporto col quale poi dopo è stato definito colpevole Orban, secondo il Partito Popolare tedesco, è pessimo ed è pieno di inesattezze, e dice l'Ungheria è molto diversa da come la descrivono in questo rapporto. E ovviamente uno si chiede, ma scusate, ma allora perché avete votato contro Orban al Partito Popolare Europeo? E loro dicono perché volevamo dare un segnale, cioè volevamo far capire a Orban che c'erano dei rischi se lui continuava ad avere questo atteggiamento, e anche qui insomma è piuttosto singolare, ma non basta, perché poi gli dicono il giornalista, giustamente a pagina 2 del Corriere della Sera, dice al presidente della componente popolare del Parlamento europeo, gli dice scusate, ma perché ve lo tenete ancora nel Parlamento, nel Partito Popolare? E lui dice perché comunque fanno parte della grande famiglia del Partito Popolare. Allora io mi chiedo e vi chiedo, se questo Orban è un tremendo fascista, nazista, che toglie i diritti di libertà ai cittadini, se non si può più studiare liberamente in Ungheria, se a Budapest c'è il controllo del 90% della stampa, tutte cose che io posso pensare che siano anche vere e sarebbero tremende se fossero vere, per quale motivo il Partito Popolare continua a tenere questa pseudo nazistone all'interno della sua componente? Perché non lo caccia? D'altronde uno si potrebbe chiedere per quale motivo il Partito Popolare Europeo, attraverso la voce del suo più autorevole rappresentante, dice che il rapporto contro il quale hanno votato e che mette sotto accusa a Orban è un rapporto pessimo. Pessimo,
che racconta un'Ungheria che non è vera, io la trovo una cosa sconvolgente, che però dà anche il senso e la misura di come questa vicenda di Orban non sia raccontata tutta nei suoi dettagli fondamentali. Capezzone oggi è molto interessante perché, come tanti altri, mette insieme il rapporto, il voto su Orban alla direttiva sul copyright e dice che sono due pessimi voti. Io, a differenza sua, come sapete, penso che su copyright il voto non sia così pessimo, mentre su Orban sia pessimo per i motivi che dice il Presidente del Partito Popolare Europeo, che pure ha votato contro Orban. Ma la cosa fondamentale che mi chiedo è, e sul copyright, siccome Capezzone sulla Verità oggi fa un pezzo molto argomentato, direi che 2/3 del suo pezzo riguardano il voto pessimo su Orban e 1/3 riguarda sul copyright. Oggi tutti i giornali ci dicono che cosa è avvenuto sul copyright, e cioè sostanzialmente si vuole far pagare a Google, Facebook, ai grandi motori di ricerca, insomma alle grandi multinazionali del web, l'utilizzo dei nostri lavori, di noi giornalisti, cioè per esempio gli snippets, cioè quando tu su una pagina di Google vedi titolo, sommario, le prime 3 righe del tuo pezzo, si sostiene tu hai già preso gran parte dell'interesse che oggi c'ha il lettore verso quello che dici, quindi io mi prendo questo assaggino e non mi compro il giornale intero. Questo fa sì che loro, le lobby, diciamo, pro Google, dicono: vedi, voi volete tassare i link, invece gli editori dicono: io non voglio tassare i link, voglio semplicemente che tu mi riconosci il pagamento che io faccio a Porro, una piccola quota perché tu la utilizzi. Insomma, io sarei d'accordo più sugli editori, anche se leggendo Capezzone mi sembra di capire che l'obiezione più sensata sia non tanto la stupidaggine che con la direttiva copyright si va, come dice il Movimento 5 Stelle, si va a ledere, si va a mettere la censura sul web, è una stronzata, perché il fatto di pagare l'informazione non vuol dire porre censure, perché sennò in questa maniera avremmo dovuto pensare che negli ultimi 50 anni il fatto che i giornali costassero €1, €1,50, 1.000 lire fosse un elemento di censura. Chiaramente non è un elemento di censura, ma il vero punto fondamentale è se questa direttiva renderà ancora più burocratico, come posso dire, a livello privacy, a livello informazione, l'utilizzo e la libertà della rete, e se dietro a un principio sacrosanto, come spesso avviene con l'Europa, si celeranno soltanto complicazioni burocratiche. Basti pensare alla cagata mostruosa su nobili principi per cui ancora noi siamo costretti in Europa a dire che questo sito utilizza cookies e ci hanno rotti i coglioni da anni, ormai lo sappiamo, ed è una specie di tassa, diciamo, burocratica che paghiamo quando entriamo in una pagina che ci dice: attenzione, questa pagina c'è i vostri cookies. Il 90% delle persone fa ok, accetto, non capendo minimamente quello che sta facendo. E questo è il modo per renderci più consapevoli della privacy che noi cediamo ai siti? Bah! Certo, la direttiva sulla privacy, in principio, ce l'ha giusto, e quindi su quello forse nei prossimi mesi sarà il caso di approfondire. Caccia al tesoro della Lega, il titolo del Fatto Quotidiano. Io vi dico soltanto, quando voi leggete questi pezzi sul famoso tesoro della Lega, che non c'è, perché se ce l'ha la Lega il tesoro ce l'hanno avuto tutti i partiti della Prima e Seconda Repubblica, che ne hanno goduto dei rimborsi elettorali, come avvenne per la Lega, quindi non è un tesoro, e quanto loro hanno ottenuto in funzione dei voti che hanno preso, beh, leggetevi più che il Fatto di oggi, che continua ad avere questo atteggiamento, diciamo, giustizialista come nel suo DNA con la Lega, leggetevi sul sito nicolaporro.it lo straordinario pezzo di Luca Telese, in cui vi spiega punto per punto perché questa roba dei 46 milioni o 49 milioni sequestrati alla Lega è una follia. Da tutto, la diffusione delle notizie sarà più difficile, qualcuno di voi mi chiede, con la direttiva sulla privacy, sulla direttiva sul copyright, no, non diciamo minchiate, questa è una roba che, voglio dire, Google, Yahoo e Facebook, non sarà più difficile, potrà essere più complicata burocraticamente, è il mio timore, ma è anche molto giusto che loro riescano a trovare un giusto contratto tra chi fornisce le informazioni e la remunerazione delle informazioni. E, altre notizie di giornata, sorpresa davvero forte per la brusca frenata industriale del mese di luglio, perché ci si attendeva che a luglio la produzione aumentasse dello 0,3%, invece è l'1,8% negativo di produzione industriale, cioè le macchine girano di meno. È un dato negativo, molto negativo, perché se le macchine girano di meno si producono meno oggetti, si vendono meno oggetti, se si vendono meno oggetti e prodotti entra minore soldi nelle casse delle imprese e le imprese pagano meno i loro dipendenti o ne prendono o ne assumono di meno. Insomma, è il giro dell'economia, quindi non è buono che la produzione industriale sia ridotta, ma qualcuno può dire: questa è colpa dei primi atti, delle cagate pazzesche che ha fatto questo governo, tipo il decreto dignità.
falso, non ha nulla a che vedere con questo. Leggetevi il pezzo di Dario Di Vico oggi, come sempre molto buono, sui numeri della produzione industriale, su questi dati statistici, su Corriere della Sera. Di Vico vi spiega con chiarezza, anche il Sole 24 Ore lo fa nel titolo di apertura, vi spiega con chiarezza come in realtà ci sia purtroppo un effetto domino in Europa derivante anche dalla Germania, che guarda caso, pur non avendo un governo grillino e leghista, ha visto la produzione industriale diminuire dell'1,8%, arretra la locomotiva tedesca, arretra quella francese e arretra quella italiana. Il grande problema resta comunque, dicono tutti quanti, il gelo posto da Trump sugli scambi commerciali e l'inizio, diciamo, dell'effetto raffreddamento che sempre portano le guerre commerciali. Ultima cosa sull'economia, diciamo, raccontata: c'è la grande polemica tra Tria e il Movimento 5 Stelle, in retroscena di tutti i giornali raccontano come ieri fosse sul punto di mollare la sua poltrona il Ministro dell'Economia dopo che c'è stata questa indiscrezione sul Movimento 5 Stelle che voleva 10 miliardi per il reddito di cittadinanza e che se non avesse ottenuto quei 10 miliardi nella finanziaria avrebbe detto al Ministro vai via. Tutti i giornali raccontano di questo scontro sotterraneo, la diplomazia di Conte che più un Presidente del Consiglio è ormai chiaro che ha una funzione, diciamo, lettiana nel senso del vecchio vicepresidente del Consiglio uomo di Berlusconi, cioè di mettere d'accordo tutti quanti, perché questo mi sembra che sia oggi il compito suo fondamentale. Ultima cosa, arriva un nuovo direttore al Sole 24 Ore, Fabio Taburini, un grandissimo giornalista finanziario, è uno che conosceva bene il vecchio mondo della finanza italiana, Mediobanca, Generali, Unicredit, forse un po' troppo vecchio, ci ho lavorato insieme ed è una persona di un grande rigore, una persona molto seria, è molto brava. Devo dire la verità che oggi mi sono letto il suo pippozzo di esordio sul Sole 24 Ore, in cui nelle prime 15 righe ci spiega che il suo grande maestro Serra gli aveva spiegato una cosa fondamentale, e cioè che su notizie, sul giornale ci dovevano sempre essere le notizie inedite. Devo dire la verità, lui stesso dice sembra che ho scoperto l'acqua calda, mentre invece questo sarà il DNA del Sole 24 Ore. Devo dire che è un grande cronista finanziario, la sfida che avrà è quella di fare anche il grande direttore, non so se sarà in grado di farlo, ha fatto l'ottimo direttore di Radio Cor, ma il suo primo pezzo è un pippozzo di quelli per cui, tipo aereo più pazzo del mondo, ci sono stati suicidi collettivi alla fine dell'ultima riga di lettura. Forse però i direttori questo devono fare, parlare un po' per, non soltanto per i loro lettori, ma anche per i loro redattori, come sembra oggi aver fatto, dicendo norme e tributi fondamentale, il web è fondamentale e il porco Giuda è fondamentale. Insomma, un pezzo che non so se vedrà file all'edicola. In bocca al lupo comunque a Taburini, Sole 24 Ore, e ogni pochino di stampa in più stampa scritta che c'è è un pochino più di speranza per questa zuppa di porro di campare nei prossimi mesi. Vabbè, a parte le battute vi saluto, condividete se vi piace questa zuppa e ricordatevi il sito nicolaporro.it. Ciao!